Buon pomeriggio a tutti quanti, come al solito il classico appuntamento cinematografico con Francesco Maggiore. Un saluto da me, Donato Francesco Bianco, e benvenuti sul titolo TV. Ciao Francesco e benvenuti in puntata. Ciao Donato, buonasera ai nostri telespettatori e ascoltatori. Oggi so che ci parlerai di due, farai due recensioni cinematografiche, uno più interessante dell'altro, diciamo, no? Sì, vabbè, tra l'altro qualcuno è anche giunto un po' in sovrabbondante ritardo nelle nostre sale, no? Ed è un film statunitense, il secondo invece è un film italiano. Allora, i film di cui parlerò sono questi. Allora, il primo è La foresta dei sogni, di Gus Van Sant con Matthew McConaughey, Naomi Watts e Ken Watanabe, o Watanabe, non lo, vi ricordo come si dice in giapponese. E il secondo invece è Le confessioni di Roberto Andò con Tony Servillo, Pierfrancesco Favino, è un cast comunque internazionale, tra cui Lambert Wilson, Mario José Cruz e diversi altri, quindi è ambientato durante un summit, un G8, è più un film metafisico. Quando si parla comunque di G8 si pensano a tante situazioni strane, ma come viene raccontato in una maniera abbastanza particolare. Nel primo film, invece, ritornando alla Foresta dei Sogni, diciamo che allora è stato girato comunque successivamente anche alla vittoria agli Oscar, appunto, del protagonista, cioè Matthew McConaughey, diretto appunto da Gus Van Sant, che tutti quanti conosciamo perché per vari film comunque concentrati su varie tipologie di umanità, no? Pensiamo anche a Will Hunting, Genio Ribelle, come Demon, Belli e Dannati, che era stato girato nel 91 con Keanu Reeves, River Phoenix, Da morire con Nicole Kidman, varie storie particolari comunque ha girato Gus Van Sant, anche Paranoid Park, Elephant, che era ambientato in un liceo, no? Che faceva un po' il verso a bowling, cioè sul fatto degli studenti, no? Sull'uso delle armi nelle scuole, no? E in questo film diciamo che affronta un registro totalmente differente, quindi racconta anche una vicenda umana che può essere anche qualcosa che può coinvolgere tutti quanti noi, no? Parla comunque di una storia di un suicidio, cioè, o meglio, un tentativo di suicidio, no? Perché esiste in Giappone una foresta in cui si dice che tutti vadano a suicidarsi, no? E quindi viene chiamata comunque la foresta dei sogni, per questo qui il titolo del film, no? È una foresta fitta, sì, vabbè, parlando di Giappone mi sono un po' inceppato anche io ho assunto un po' quella parlata. E allora, questa è una foresta comunque abbastanza fitta e misteriosa. E allora, il nome è Aokigahara, quindi è nota come la foresta dei sogni, e si trova proprio alle pendici del Monte Fuji. Perché qua? Perché comunque sia uomini che donne si trovano anche a contemplare la vita e la morte. Quindi ci sono anche delle varie motivazioni, no? Ma scusa un attimo, la foresta dei sogni, ma perché? Perché la gente del luogo, o è proprio una foresta dei sogni perché gran parte della gente di tutto il mondo va lì? Non ho capito, è una questione Perché va lì comunque, localizzata? c'è un luogo che comunque la gente che. Allora, innanzitutto è per i giapponesi comunque un luogo in cui si sceglie di compiere questa scelta, no? Appunto il suicidio, perché come sappiamo i giapponesi sono comunque un popolo che dà molto cioè, credito al discorso dell'onore, quindi per i giapponesi l'onore è Ricordiamo i importante, vecchi quindi. samurai, insomma, alla fine dei conti, ricordandolo, giusto, i vecchi Sì. samurai, l'onore è intrinseco nel loro DNA. Ma a parte questo, comunque c'è anche cioè, un discorso molto forte da questo punto di vista. Cioè, assume anche una connotazione sia simbolica che metaforica, no? Nel corso della pellicola, perché comunque non è un giapponese il protagonista, cioè è il coprotagonista in questo caso, quindi è un americano comunque che sceglie di compiere questa scelta per una serie comunque di motivazioni che lui si ritrova questo personaggio, appunto Arthur, che è il protagonista del film, che è Matthew McConaughey, che sceglie di compiere questa scelta, no? Quindi, però una volta che si ritrova lì, cioè, è come, essendo questa foresta abbastanza fitta e misteriosa, ci si perde dentro, quindi il fatto che
lui va ad incontrare un altro uomo che vuole suicidarsi, che è appunto il personaggio di Ken Watanabe, che comunque sceglie proprio questo incontro sarà comunque la base anche di un ripensamento, no? Nel corso cioè, soprattutto dell'atto che va per compiere in questa foresta. Quindi da qui comunque ci sarà anche, forse quello che possiamo definire anche un percorso di redenzione anche del personaggio, no? Quindi soprattutto anche un riavvicinamento che può avere nei confronti della moglie, cioè no, che è interpretata nel film da Naomi Watts. Quindi, allora, tra l'altro c'è da dire questo, che il film era uscito lo scorso anno al Festival di Cannes, ti parlo però di Cannes 2015. Tra l'altro, piccola parentesi, poi vabbè, lo dirò anche nelle news finali, il Festival di Cannes inizierà domani, l'edizione Sì, 2016. ma magari facciamo un approfondimento poi verso la fine, dai. Eh sì, di quello Sì, sì, parleremo alla sì. fine. Quindi, un po', allora, nell'edizione dello scorso anno, comunque, era stato anche abbastanza stroncato anche dalla critica, cioè si era rivelato abbastanza deludente, però comunque è un film abbastanza emozionante, quindi almeno secondo il mio parere, perché comunque quando si parla di morte si cerca sempre di affrontare l'argomento è un argomento abbastanza spinoso, no? Quindi si cerca sempre di affrontarlo in una maniera che possa essere considerato originale, ma anche con molta attenzione va affrontato, quindi dipende Senti, il in questo protagonista senso. non è nuovo, no? Il protagonista, vabbè, tra l'altro voglio dire, era reduce dall'Oscar per Dallas Buyers Club, tra l'altro aveva soffiato l'Oscar quell'anno a Leonardo DiCaprio, quindi, perché aveva interpretato un personaggio, appunto, un malato di AIDS, che era dedito anche al travestitismo. Quindi in questo caso, però comunque il personaggio va a interpretare comunque abbastanza intriso di misticismo e forse anche per questo, cioè la pellicola comunque in sé è tutta comunque spirituale, quindi, perché il suo è un personaggio che è un docente di fisica, quindi è un ricercatore che ha preso comunque questa decisione di suicidarsi. Quindi ci sono tutta una serie di cose disseminate nel corso della pellicola che fanno anche trasparire il perché anche della sua decisione anche, no? Quindi forse le critiche che sono state fatte anche un po' per un discorso anche di questo sentimentalismo comunque onnipresente nel corso del film. Quindi anche il fatto che ci sia stato questo incontro con quest'uomo che si chiama Takumi, no? Che è il personaggio appunto di Ken Watanabe. Cioè, allora, Ken Watanabe, non, gli spettatori di tutto il mondo hanno imparato a conoscerlo soprattutto perché ha interpretato quel film con Tom Cruise, L'ultimo Samurai, no? In cui lui era il suo alleato nel film. Poi abbia interpretato anche altri film come Inception e anche Batman Begins. Quindi, comunque, più che un vero protagonista, è più un caratterista. Cioè, ci sono attori che al di là della loro nazionalità, una volta che escono fuori dal Giappone, cioè non solo dal Giappone, ma comunque dalla loro nazione, vengono relegati a ruoli di caratteristi. Nel No, caso ma di io Watanabe è stato così. leggevo anche la biografia di Matthew David McConaughey. McConaughey, sì, è McConaughey, impossibile da sì, pronunciare come cognome, però. infatti è un po' un codice fiscale. No, ma leggevo che anche lui ha iniziato la carriera, insomma, stando anche negli anni no, nei primi anni 90, che non tutti se lo ricordano, ma con un film che è rimasto nella storia della filmografia come Non aprite quella porta, eh. Sì, no, vabbè. Loro non aprite quella porta, poi ce n'è susseguita una serie di Non aprite quella porta che sembrate meno horror e più fantacomiche, insomma, alla fine dei conti. E poi, insomma, alla fine ha anche lavorato con Steven Spielberg in Sì, Amistad. Spielberg Amistad, sì, che era un film sugli schiavi di Un colore, fantascientifico su che è un film Kodak, anche leggo. abbastanza geografico pure, no? Un po' come Sì. Lincoln. Sì, quando Spielberg si mette a raccontare la storia lo fa in maniera talmente didascalica che diventa pesante proprio, quindi. Anche E io adoro Interstellar, che tra Spielberg, quindi. l'altro mi ricordo che ha anche lavorato in Interstellar, che vi consiglio di andare a vedere se chi non l'ha visto. È veramente molto carino, molto particolare Interstellar, eh?
Sì, Interstellar è un bellissimo film, però non è stato apprezzato da tutti, c'è da dire. Ma perché magari sono quelle filmografie che descrivono una scienza ancora non del tutto conosciuta, perché comunque l'Interstellar parla di una dimensione particolare rispetto a quelle che siamo abituati a conoscere. E quindi, però Sì. vi consiglio di andare a vedere, è veramente molto, molto, molto particolare. Sì, tra l'altro, vabbè, Interstellar non è un classico film di fantascienza, un po' No. come non lo era anche Ex Machina, no? Perché cioè, Interstellar cioè, non parla di alieni, di altre No, cose, un no. po' perché sul discorso di alieni c'è stata una filmografia ampiamente snocciolata nel corso degli anni 90. Sì, Tra vero. l'altro, poi sta per tornare nelle sale per il prossimo mese di luglio, il seguito di Independence Day, che è il campione di incassi di 20 anni fa, quindi là poi ne parleremo ampiamente. E, tornando, vabbè, il discorso Interstellar è più un film anche qua filosofico, perché comunque si parla anche dei buchi neri dell'universo e qui si Beh, di cerca comunque scienza di cercare applicata, delle insomma. soluzioni. Sì, dico di scienza applicata, quindi di conseguenza è un po' un lavoro, cioè è più scienza, è Sì, ma è anche scienza la storia di un quantica. rapporto anche Tra padre-figlio, padre e figlia, sì, soprattutto, no? padre e figlia, Ed è molto sì. commovente come viene Sì, affrontato nel vero. film, perché poi, vabbè, ogni spettatore poi potrà andare, non No, voglio ma gli lasciamo spoilerare, però. solo la curiosità, li lasciamo ai nostri telespettatori, li Sì. lasciamo solamente la curiosità, ve lo consigliamo, siamo in due, io e Francesco, vi consigliamo di andare a vedere questo film. Ovviamente poi non distacchiamoci da quello che stiamo recensendo adesso, Esattamente perché sì, se perché no... poi siamo andati in un'altra, anche Sì. noi, in un'altra dimensione. Però allora Giusto. io riflettevo anche sulle critiche che sono state fatte alla Foresta dei Sogni, anche perché vabbè, il titolo originale è The Sea of Trees, cioè tradotto sarebbe il mare di alberi, dovrebbe essere, però voglio dire, poi i distributori, anche le produzioni cercano anche di trovare anche un titolo che possa essere più appetibile. Comunque per il pubblico dei loro paesi, in questo caso quello italiano. Però il fatto comunque sia stato criticato Van Sant perché comunque si dice che comunque abbia perso una certa autorialità nel raccontare le storie, no? Con questo film c'è molto, come ho detto prima, sentimentalismo, anche un certo lirismo, anche una certa poetica pure, no? Che comunque gli ha fatto perdere un po' la mano. Così è stato detto dai critici, però io voglio dire, quando uno racconta le cose con la pancia, io non le disdegno mai, anzi, il fatto che comunque la critica tenda sempre ad esagerare nelle cose, io di solito, allora, la mia filosofia, lo sai qual è? O quando è troppo osannato, o quando è troppo stroncato, io non mi fido mai del Certo. giudizio dei critici, quindi io cerco sempre, preferisco comunque verificare di persona, prima di, cioè non mi sentirai mai dire. Sì, ma la critica, cioè non vedo quello perché la critica l'ha stroncato, perché per ognuno è bene che ognuno si faccia la propria idea di quello che vede, quindi. Senti, io proprio per dare maggiore cognizione ai nostri telespettatori e per farsi veramente un'idea, io manderei il trailer, così intanto vediamo di che cosa stiamo parlando, almeno se ne rendono conto di che cosa stiamo recensendo, va bene? Vai, vai, Donato. Qual è la sua destinazione, signor Brennan? Tokyo. Vuole prenotare adesso anche il ritorno? No. Non ti importa più. Di che parli? Di tutto. È come se ti accontentassi di una versione minore di te stesso. Ti sei perso? Non riesco più a uscire. Parli come se la foresta volesse farci restare qui. C'è sempre qualcosa di più importante da fare! Cos'è cambiato? Lei lo sa che sei qui. C'è sempre un momento che ti cambia per sempre la vita e che ti sbatte a terra e ti ricorda cos'è che conta davvero. Ti amo.
sembra molto interessante. Sono quei film che fanno riflettere dopo averli visti, Francesco. Ma sì, in sostanza sì, perché comunque vai a riflettere sul gesto che uno va, sul perché uno va a compiere una determinata scelta. Non dimentichiamo che il suicidio è comunque una scelta estrema, perché non vieni Beh, ucciso, certo. Ma te ti togli tu stesso. Se quando tu scegli di toglierti la vita, vuol dire che sei arrivato proprio alla, non dico alla catarsi finale, ma sei proprio arrivato alla decisione estrema. Quindi da questo punto di vista può essere visto così. Però io penso, come dico sempre, le storie che parlano di morte sono sempre quelle un po' più ostiche, no? Soprattutto per la critica di mezzo mondo. Beh, certo, perché poi comunque ci sono diverse scuole di pensiero, non vorrei neanche nominare scuole di pensiero. Cioè, ci sono dei modi di vedere la vita come... Io ho sempre pensato che comunque prima di togliersi la vita o prima di arrivare a una decisione tale ci vuole veramente coraggio. Allora, il coraggio di togliersi la vita uno può anche riversarlo nel potersela cambiare. Perché in un momento di follia, perché si parla di follia nel momento in cui uno si suicida, deve avere una grande, forte dose di coraggio. Beh, in questo caso utilizzare quella forte dose di coraggio per cambiare le proprie sorti. Sono sempre convinto che dove non ci sono più speranze, in un luogo della terra, si fa presto a prendersi su un biglietto aereo, un biglietto treno e ricominciare da tutt'altra parte. Bisognerebbe che chi viene portato a chi viene ispirato al suicidio, bisognerebbe che si ponesse una sola domanda prima di farlo: ma se io lo supero sto momento, che cosa succederà della mia vita dopo? Ma non dimentichiamo anche che chi si sta, cioè, come dicevi tu prima, per suicidarsi comunque ci vuole il coraggio, no? E quindi deve avvenire sempre qualcosa nel momento in cui tu stai per compiere. Quindi nel film comunque l'incontro con quest'altro uomo che va a far riconsiderare al personaggio di Matthew McConaughey tutta la sua vita, comunque anche soprattutto il rapporto con sua moglie, no? Perché come si vede anche nel trailer, perché è un rapporto abbastanza comunque tormentato da quello che si vede. In Italia comunque il film è distribuito dalla Key Red, quindi è stata anche una scelta, penso, strategica di farlo uscire anche un anno successivo, quindi perché io penso anche che nel momento in cui un film... viene stroncato comunque, sia o stroncato, ma spesso anche osannato dalla critica di mezzo mondo, il fatto anche magari di farlo uscire un po' più tardi tende anche a, non dico, ad accrescerne un po' il valore pure, no? In alcuni casi. Senti, passiamo, dopo aver sviscerato questo, so che ne hai un altro, no? Di film da proporci, da recensire. Sì, Le confessioni di Roberto Andò, quindi è un film che tra l'altro è uscito il 21 aprile, mi sembra, sia uscito nelle sale, e che soprattutto segna anche un ritorno, no? sugli schermi, quello di Tony Servillo, che stavolta è contornato da un cast più ampio, cioè un cast anche non solo italiano, ma soprattutto internazionale. Allora di contorno ci sono Pier Francesco Favino, che lui interpreta anche il premier italiano in questo... anzi, cioè non il ministro dell'economia italiano, no? Perché è un film che parla appunto della riunione di vari ministri dell'economia ad un G8, no? Questi ministri si sono ritrovati in questo albergo di lusso per poter approvare una manovra segreta, no? Che, come si sa, no? Quando ci sono i G8 che vengono fatti tutti in grandi posti, no? Si parla dei grandi della terra in cui si trovano tutti nello stesso posto. E il resto del cast, è composto da francese Daniel Auteuil, la danese Connie Nielsen, che tutti ricorderemo per il ruolo femminile nel film Il Gladiatore di Ridley Scott, poi il francese Lambert Wilson, la canadese Marie-José Cruz, che anche lei le aveva interpretato L'invasione barbarica, quello mi ricordo, e il tedesco Moritz Bleibtreu. E questi comunque interpretano per la maggior parte i ministri dell'economia. Il personaggio di Servillo invece si chiama Roberto Salus ed è appunto un monaco, mi sto ricordando che tipo di ordine, un monaco certosino, in cui lui comunque viene invitato a partecipare a questo summit, quindi sembrava alquanto strana come cosa, no?
E lui ha un colloquio con il direttore del Fondo Monetario Internazionale, che si chiama Daniel Roche, qualcosa del genere, che una volta che c'è stato questo colloquio si suicida quest'uomo. Quindi tutto quello che succede nel corso della vicenda è il fatto di cioè le domande che si vanno a porre tutti i ministri riuniti in questo summit è se rendere pubblica la cosa, se nasconderla o meno. E quindi anche c'è questo dubbio, no? Sì. Che va soprattutto a come dire, un po' a penetrare le loro menti, no? Perché dice come facciamo adesso a dire. Quindi, tra l'altro, il personaggio di Servillo, cioè il monaco, lui sceglie comunque di mantenere il silenzio su questa vicenda, anche perché il dubbio che si pone è se effettivamente si sia suicidato per espiare le sue colpe o perché poi si scopre, cioè il personaggio appunto del direttore ha un cancro, quindi tutto il film comunque è la domanda che ci si fa è per quale motivo. Come sappiamo oggi l'economia mondiale è sempre sotto l'occhio del ciclone, perché insieme al terrorismo può essere considerato anche un altro dei mali della nostra società, no? Come vediamo nella politica le scelte sono influenzate da banchieri, da petrolieri, da tutte queste situazioni, e comunque quindi è una riflessione secondo me soprattutto sui tempi che stiamo vivendo. Quindi, ma la riflessione come viene fatta dalle confessioni è un discorso di metafisico, no? Su cioè, questa rappresentazione, perché tra l'altro questo albergo che è così lussuoso ricorda molto anche il film di Sorrentino. Vediamo che l'ambientazione è in Germania, no? Sì, ma il film è comunque ricorda, cioè stavo dicendo, questo albergo ricorda molto Youth, la giovinezza, che è l'albergo del film di Sorrentino. Quindi, vabbè, è tutto comunque basato su questi personaggi, no? Quindi c'è una dimensione quasi spazio-temporale che è sospesa dal tempo, no? Di questi, cioè non c'è una dimensione urlata, no? Come sempre dal fatto che ci siano, è tutto concentrato su queste persone che si ritrovano per prendere queste decisioni a livello inizialmente a livello economico, no? Perché le loro scelte vanno a riflettersi sugli equilibri mondiali. Che tra l'altro questi ministri non è che siano così capaci comunque di proporre delle soluzioni da portare i paesi dalla loro crisi, perché anche per me, a mio modesto parere personale, i G8 li vedo alquanto inutili, perché comunque non so fino a che punto riescano a risolvere comunque i problemi. Ma certo, ma perché ogni nazione ha le sue problematiche, lo vediamo anche in un'Europa che a questo punto non so se più è un'Europa unita, in quanto da est a ovest, a nord a sud, qua vediamo sempre più che crescono muri invece che sgretolarsi, insomma alla fine dei conti lo vediamo. E in questi G8, insomma, quando le riunioni sono dei contrasti e degli interessi di ogni singola nazione che si vanno a porre su un piatto di una bilancia, e non spesso e volentieri si riesce. Grazie a Dio uno degli ultimi incontri a livello mondiale credo che sia per la riduzione drastica delle emissioni di CO2 di gas serra, insomma almeno lì siamo riusciti a risolvere qualcosa, qualche passo in avanti in più c'è stato fatto, anche perché poi c'è lì la salvaguardia del pianeta, ma in altre situazioni è come una partita a scacchi e ognuno fa la propria mossa. Quindi sì, infatti, non è poi sempre così semplice. Senti, io manderei il video, così lo facciamo vedere subito, poi andiamo a conclusione, perché ormai ho visto che stiamo i tempi stringono, quindi sì, abbiamo sforato. Siamo gli sgoccioli, vabbè, insomma, sforiamo 2-3 minuti, cioè i grandi media, i mainstream sforano anche un quarto d'ora, noi sforiamo di 2 minuti. Perché non lo possiamo fare anche noi? Cioè, sì, insomma, noi abbiamo da imparare da loro, quindi insomma, alla fine possiamo permetterci di sfurare anche 5-10 minuti in più. Io manderei il trailer. Sì, andiamo, andiamo. La
nessuno merita lodi per le sue buone azioni se non ha il coraggio di essere cattivo. Come possiamo essere sicuri che Rocher non gli abbia parlato della manovra? Lei è l'unico che può disturbare i loro piani. Evidentemente lei non si rende conto di cosa c'è in gioco qui. Penso che lei sia in pericolo, padre. Vorrei che lei mi confessasse. Anche questo sembra un interessante film. Tra l'altro Servillo è molto impegnato ultimamente, no? Ma io in realtà lo vedo da sempre impegnato. No, impegnato nel senso che anche l'ultima filmografia, insomma, da... Esatto, no, lo vedo impegnato a livello di ruoli, non concede molto spazio alla leggerezza. Sì. A tal proposito mi avrebbe molto incuriosito poter vedere nelle sale il film che stava girando con Angelopoulos, che prima che il regista sarebbe morto per cause abbastanza premature, perché era stato investito da una moto durante le riprese. Era un film che parlava proprio sulla crisi economica, parlava, no? Della Grecia, era ambientato in Grecia. Peccato che non vedrà mai la luce, perché era stato abbandonato. Una volta che il regista era morto, era stato abbandonato. Perché io, tra l'altro, avevo anche conosciuto Angelopoulos, mi era capitato di conoscere anni fa, quindi una persona molto mite e pagata che aveva girato comunque dei film molto, molto importanti, a livello umano soprattutto. E di questo film, cioè, ci chiediamo comunque che cosa ci fa un monaco certosino in un contesto del genere, in un G8. Io comunque sia, l'intento era quello di raccogliere, proprio dal titolo cui è stato preso, le confessioni, certo, appunto, del direttore del Fondo Monetario Internazionale, che nel film è interpretato da Daniel Auteuil, grande attore comunque del cinema francese, quindi io lo ricordo sempre nel film 36, Quedes Ferve, che era, in cui era un poliziotto che rivaleggiava con un altro corrotto che era Gérard Depardieu. C'era un duello molto importante dei due nel corso del film. Tornando al discorso delle confessioni, vabbè, il personaggio comunque è un frate abbastanza atipico, no? Perché mantiene anche un certo rigore, una certa segretezza, soprattutto, no? Una volta che ha raccolto le ultime confessioni, no, di quest'uomo, perché chi immaginava mai, no, che quest'uomo si sarebbe suicidato da lì a poco. E quindi qua è tutta la riflessione che va fatta nel corso della pellicola. Quindi poi non dimentichiamo che Roberto Andò, il regista, aveva già diretto un film che era Viva la libertà pure, quindi che era sempre riguardava la politica, che se non sbaglio era sempre interpretato da Servillo, in cui lui aveva un gemello nel corso del film, no, che era politico. Quindi non è nuovo a questi temi, quindi. Guarda, io vedo che ormai abbia sforato, insomma, ti ringrazio per questa nuova recensione su queste due bellissime pellicole che consigliamo ai nostri telespettatori di andare a vedere, e ti rimando allora a questo punto l'appuntamento alla prossima settimana. Questo inizia la settimana del Festival di Cannes, vedremo un pochino se ci sarà da fare qualche altro film, o appunto parleremo di Cannes. È il tuo orticello, no? Insomma, ne avrai di spunti da qui per altri due mesi, insomma, con tutto quello che ne consigli. Cannes sì, vabbè, perché poi, vedi, c'è anche il paradosso, no? Alcuni film che escono a Cannes escono subito nelle sale, altri ci sono ad aspettare un bel po' di mesi, se no addirittura qualche anno, però... Io spero che i migliori arrivino quanto prima nelle sale, però di questo magari ne parleremo la prossima volta, ci regoleremo di conseguenza in base a quello che sta girando nella kermesse. Certo, io ti ringrazio Francesco e grazie ancora. Grazie a te. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova recensione cinematografica. Un saluto a tutti voi da Donato Francesco Bianco e Francesco Maggiore. Grazie ancora. Ciao.